Poco dopo la scomparsa dei dinosauri, molte nicchie ecologiche lasciate vuote furono occupate dai mammiferi. Circa 45 milioni di anni fa, nel Nord America, si sviluppò una famiglia speciale di predatori. Questi animali sono ben noti agli appassionati di paleontologia e sono chiamati i canidi, o meglio, i cani e gli orsi. Oggi li conosceremo più da vicino e parleremo anche dei loro parenti stretti tra i predatori moderni. Iscrivetevi al canale, questo vi permetterà di essere i primi a scoprire nuovi contenuti. I vostri mi piace e commenti aiuteranno a far crescere il canale, a farlo emergere nell'algoritmo della piattaforma e ad ampliare la sua audience. In questa famiglia di specie c'erano molte varietà. Alcune di esse erano di piccole dimensioni, mentre altre crescevano fino alle dimensioni dell'attuale orso bianco. Questi animali hanno guadagnato il loro nome grazie al loro aspetto straordinario. I primi ricercatori di questi predatori non riuscivano a concordare sulla loro classificazione. Qualcuno li considerava antenati dei lupi, mentre altri li vedevano come primitivi orsi. Tuttavia, tutti condividevano alcune caratteristiche distintive. Avevano teste da cane, arti e modi di camminare simili a quelli degli orsi. Ma il corpo era decisamente felino e possedevano una lunga coda fino all'era di Oleg. La diversità delle specie di cani e orsi raggiunse l'apice. Successivamente, le strade evolutive di ciascuna famiglia si separarono definitivamente. Questi animali scomparvero da soli, lasciando spazio agli antenati dei cani, dei gatti e degli orsi moderni. Ciascuno di loro iniziò a sviluppare diverse caratteristiche anatomiche in base alla loro dispersione in tutto il pianeta, alle azioni e ai cambiamenti nelle condizioni di vita. Si ritiene che gli antenati dei cani, degli orsi e di tutti i mammiferi carnivori abbiano avuto origine circa 65 milioni di anni fa. Ciò significa che i primi di loro potrebbero aver assistito alla scomparsa degli ultimi dinosauri della loro epoca. Questi animali vivevano sia a terra che sugli alberi. Nessuna di queste creature superava le dimensioni dei moderni tassi. Si nutrivano di insetti, uccelli e lucertole, nonché di piccoli mammiferi simili a topi. È interessante notare che il loro popolamento in tutto il mondo iniziò in modo particolare. In Europa arrivarono attraverso l'Oceano Atlantico. Il che significa che i cani e gli orsi non attraversarono lo stretto di Bering su un ponte terrestre tra l'Alaska e la Siberia, ma raggiunsero le isole occidentali del continente europeo nuotando. In quel periodo, queste terre non erano così distanti dall'America e spesso si collegavano tramite stretti passaggi. Successivamente, iniziarono a espandersi in Africa e Asia. I membri della famiglia che avevano lasciato l'America scelsero un percorso evolutivo unico. Crescendo in dimensioni, passarono a un modo di camminare simile a quello dei moderni orsi. La loro arma non era più la velocità e l'agilità, ma la forza e il peso. L'anfitrione abitava in Francia, Germania e Turchia da circa 17 a 9 milioni di anni fa e pesava circa 180 a 200 kg. Con un'altezza di circa 170 centimetri. Quindi, in termini di dimensioni, era simile ai più grandi felini moderni come leoni e tigri. Un suo antenato più antico cresceva fino a 2,5 metri di lunghezza e poteva pesare fino a 300 kg. Questa creatura viveva in Europa e forse anche nell'Africa settentrionale circa 15 a 25 milioni di anni fa. I cani orsi che rimasero nella loro terra d'origine, in Nord America, presero un percorso evolutivo diverso. Il loro modo di muoversi e cacciare era simile al comportamento dei moderni grandi felini. Quindi avevano un aspetto simile ai rappresentanti tipici della famiglia dei felidi di quella regione. C'era un predatore noto come il canide di Don, che visse dal 21 al 16 milioni di anni fa nel territorio dell'attuale Stati Uniti. Diversi tipi di questi cani e orsi vivevano in quella zona. I più grandi di loro avevano una lunghezza di circa 160 centimetri, di cui 70 centimetri erano relativi alla coda. La loro altezza non superava gli 80 centimetri e pesavano circa 100 kg.
La struttura del loro corpo indica che avevano adottato una tattica occidentale o una grande velocità nella caccia alla preda. Le loro zampe avevano caratteristiche comuni sia con i canidi sia con i lupi e i ghepardi. Secondo la maggior parte degli scienziati, queste modifiche evolutive erano legate all'ascesa delle cosiddette grandi pianure. Vaste praterie si estendevano attraverso tutto il continente, costringendo tutti gli animali a adattarsi ai cambiamenti climatici e al paesaggio. Dai dati disponibili sembra che non fossero in grado di raggiungere grandi velocità. Difficilmente avrebbero potuto cacciare con successo cavalli o cervi. Molto probabilmente, la preda principale dei doni erano bisonti e rinoceronti, che all'epoca erano abbondanti in Nord America. Si sa con certezza che solo una delle specie di questi predatori aveva abitudini segrete. Tuttavia, quasi tutti i moderni grandi predatori che condividono abitudini e caratteristiche fisiche con i cani orsi sono solitari. Pertanto, gli scienziati ritengono che anche i doni non conducessero una vita segreta e avessero scelto un percorso di sviluppo diverso. Alla fine, la sorte giocò loro un brutto scherzo. Circa 19 milioni di anni fa, i loro parenti europei più grandi si estinsero. Migrando verso est, raggiunsero la Siberia e l'Estremo Oriente. Questa volta, tuttavia, utilizzarono un ponte terrestre attraverso il futuro stretto di Bering. Si verificò una seconda conquista dell'America da parte dei cani orsi. In soli 2 o 3 milioni di anni, tutte le specie locali si estinsero. Non riuscirono a competere con predatori più grandi. I nuovi padroni del continente nordamericano occuparono il nichilismo dei grandi predatori. Anche se probabilmente erano tutti animali notturni. La loro dieta era prevalentemente a base di carne, comportandosi più come orsi polari che come orsi bruni. Il primo tra i nuovi tipi di cani e orsi americani fu l'Amphichon. Ascolta! I suoi resti risalgono al periodo compreso tra 19 e 17 milioni di anni fa e sono stati scoperti nello stato del Nebraska. Questo nuovo predatore fu descritto da Vaughan Jr. nel 2003. Gli scienziati avevano a disposizione i resti di 15 individui di questa specie, tra cui un cranio ben conservato, 3 mascelle, diversi denti e altri elementi. Un po' più tardi, nella stessa area, viveva una specie chiamata Amphichon friendi. Il periodo in cui esistette questo grande membro della famiglia dei cani e degli orsi viene datato tra i 16 e i 17,5 milioni di anni fa. Le sue ossa furono descritte per la prima volta nel 1924. Durante la sua vita, questo predatore poteva pesare oltre 135 kg. Parametri simili sono tipici anche per altre specie di cani orsi di questo periodo. Uno dei più grandi rappresentanti di questa famiglia fu l'Amphichon, estinto circa 14 milioni di anni fa. Secondo diverse stime, poteva pesare da 220 a 550 kg. Il suo corpo misurava 2,5 metri in lunghezza, con un'altezza di 120 cm. Questo predatore era una delle più grandi varietà di cani orsi. Tra le varietà asiatiche dei cani orsi, uno dei predatori più studiati è l'Amphichon, che visse in India. I suoi resti furono scoperti nel 1876 dal paleontologo Richard Whitaker. Questi fossili sono stati ritrovati in territorio pakistano. Determinare con precisione l'area di distribuzione e il periodo di esistenza di questo predatore asiatico è piuttosto complesso. Inizialmente, tutti i ritrovamenti di fossili di cani e orsi nella regione venivano attribuiti esclusivamente a questa specie. Tuttavia, nel 1910, nella stessa area, è stata scoperta un'altra varietà di cani e orsi. L'Amphichon di Lydekker è considerato il più giovane tra le specie conosciute appartenenti a questa famiglia. Gli autori del canale L'epoca dei dinosauri desiderano esprimere un enorme ringraziamento agli spettatori che guardano i nostri video fino alla fine. Se desideri saperne di più su interessanti fatti scientifici, ti consigliamo di guardare gli episodi precedenti. Contengono materiale su dinosauri, su altre creature estinte, sull'evoluzione umana e sui problemi ecologici contemporanei.